State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere, il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji nel gergo visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love, guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana, è di una bellezza disarmante. Scudiero dei classici, artiere della parola, primo italiano a vincere il premio Nobel nel 1906. Per tantissimi anni Giosuè Carducci è stato un punto di riferimento senza pari per tutti gli anni a venire, un modello per il decadentismo e soprattutto un maestro per Giovannino Pascoli, che ne avrebbe ereditato la cattedra all'Università di Bologna. Ma chi era Giosuè Carducci? Qual era il suo modo di comportarsi? Quali erano le ombre che si nascondevano dietro un'apparente imperturbabile, rigidissima professionalità? Oggi siamo qua per scoprirlo, per raccontare un po' della storia della letteratura italiana attraverso la vita di questi grandi protagonisti e soprattutto scoprendo un po' di aneddoti, di segreti, di curiosità e di misteri che aleggiano intorno alle personalità grandiose dei grandi nomi della nostra storia letteraria. Prendete per capire il personaggio Giosuè il rapporto con Giovannino Pascoli, che ne fu un estimatore. Giovannino Pascoli amava particolarmente Giosuè, aveva con lui un rapporto di stima, tant'è vero che quando Giovannino scrisse una poesia che gli è riuscita particolarmente bene, una poesia intitolata Novembre, si presentò dal suo maestro per fargliela vedere, perché voleva ricevere un elogio, un encomio, quantomeno un qualche cenno di approvazione. Beh, Giosuè, con un piglio sarcastico non troppo velato, gli disse testualmente: "Bella la tua ultima poesia, Pascolino, ma dopo questa non ne scriverai più, vero?" Eh sì, perché dovete sapere che di queste piazzate Giosuè ne fece tantissime, perché lui, prima ancora che considerarsi poeta, si considerava un insegnante integerrimo, che faceva prevalere su tutto la serietà del proprio lavoro. E quindi ogni volta che c'era davanti uno studente impreparato, non gliela faceva passare liscia per niente. Per esempio, si racconta che una volta si fosse rifiutato di firmare il libretto ad un suo studente perché gli si era presentato dicendo prima il cognome e poi il nome alla marescialla, con un atteggiamento che denotava una certa ignoranza, e di conseguenza Carducci non poteva accettare che un suo studente si approcciasse con questa maniera. Di conseguenza, niente, non gli firma il libretto. Un'altra volta scaglia contro uno studente una serie di improperi senza pari, semplicemente perché questo si era, poverino, si era azzardato a compilare, a mettere insieme qualche verso per scrivere una poesia, e aveva iniziato questo componimento con una parola che a Carducci non piaceva. Era abbastanza burrascoso. Erano parecchie le giornate in cui, colto dall'ira e dal nervosismo, bocciava uno dopo l'altro tutti i suoi studenti. In particolare, si ricorda un episodio celebre in cui un pomeriggio, insomma, li mandava tutti a casa a mani vuote, non accettava di dare la materia a nessuno, fino a quando si presentò un tale Renato Serra, che fece una prova impeccabile, tanto che riuscì anche a strappargli il massimo dei voti. Per chi non lo ricordasse, Renato Serra è stato un grande critico letterario italiano, che evidentemente aveva capito un po' come prenderlo Giosuè Carducci, anche perché poi con lui si è laureato con una tesi su Petrarca, gli è andata pure bene, 110 su 110 lode. Io penso, Giosuè, permettimi, meno male che non vivi nel 2021, perché se ti trovassi a fare l'insegnante nel 2021, queste piazzate te le potresti proprio scordare. Magari all'università, forse ancora c'è qualche docente che si può permettere un atteggiamento di questo tipo, ma alle scuole medie, guarda, ti confesso una cosa: nel 2021 in realtà la classe docente è in via d'estinzione. Siamo
pochi, siamo sempre meno, non esistiamo quasi più, perché in realtà questa classe professionale è stata soppiantata da un'altra classe professionale molto più competente, esperta, solerte, bella agguerrita e bellicosa come eri tu, Giosuè, però diversa. Si chiamano genitori, ma sono preparati, ma preparati, le sanno tutte, ma molto meglio degli insegnanti. E i tempi delle bocciature flagranti, dei rimproveri, delle aspettative perché gli studenti non erano preparati, beh, proprio, ce le possiamo scordare alla grande. E se tu, Giosuè, oggi fossi un insegnante, saresti tu a doverti mettere in ginocchio con tanto di cilicio, a prostrarti e chiedere perdono alla commissione parentale riunita per difendere i diritti del fanciullo, perché ai ragazzi non bisogna chiedere di fare compiti a casa, perché è molto più importante che si ricreino ogni pomeriggio giocando dalle 5 alle 8 ore alla PlayStation. Lasciando questa nota polemica legata a esperienze e vissuti personali, addentriamoci un po' di più nella biografia di Giosuè Carducci, che era stato bambino anche lui e forse se ne sarebbe dovuto ricordare, perché scherzi a parte, è anche vero che a volte certi insegnanti hanno un approccio decisamente poco pedagogico, ecco, diciamo un po' brusco. Ecco, Giosuè Carducci si sarebbe dovuto ricordare spesso della propria infanzia, un'infanzia bucolica, un'infanzia selvatica. Lui era nato nel 1835 in Versilia e trascorse l'infanzia in mezzo ai boschi. Il padre faceva il medico condotto, si chiamava Michele, il papà, ed era un altro bel tipino, da cui probabilmente questo carattere irascibile l'aveva un po' ereditato Giosuè. Era, sì, abbastanza focoso, era stato nel passato un carbonaro, era stato denunciato per pubbliche bestemmie, figuratevi, e aveva dovuto lasciare il lavoro in una serie di posti perché le cose gli andavano male a causa delle sue idee politiche e del fervore che metteva nel comunicarle agli altri. Giosuè cresce felice in mezzo ai boschi, avrebbe reso molto soddisfatto Rousseau. Aveva un lupo, un falco e una civetta. Ci mancava solo la scimmia, praticamente lo potevamo chiamare Tarzan. Nel frattempo continua però a maturare in lui questo profondo desiderio di apprendere e questo amore per i classici veicolato un po' dalla figura paterna, perché il padre Michele amava la letteratura, in particolar modo la letteratura di quell'epoca, la letteratura di Silvio e dello zio Ale, che imponeva, di cui imponeva lo studio a Giosuè, che invece storceva un po' il naso perché i Promessi Sposi proprio non gli andavano giù, neanche Cabbio Gedasi. Nel frattempo, quindi, studia anche il latino, si appassiona ai classici. Il padre inizialmente curò la sua educazione, poi, quando la famiglia si dovette trasferire perché ancora una volta il padre aveva perso il lavoro a causa dei suoi pensieri politici, Giosuè comincia a frequentare a Firenze il Collegio degli Scolopi e qui approfondisce il proprio studio dei classici, si appassiona sempre di più. In questo periodo conosce fra l'altro un proprietario terriero appassionato di letteratura che si chiamava Ercole Scaramucci, con il quale intrattiene una serie di conversazioni miste a passeggiate, nonostante ci fosse una notevole differenza d'età fra i due. Ercole muore molto molto giovane e cosa fa Giosuè per celebrare il nome di questo amico con il quale aveva trascorso del tempo? Gli scrive un panegirico proprio da presentare in occasione dell'esequie, ricco di elementi biblici e classicheggianti che fanno gongolare il padre Michele, soddisfatto e tronfio di avere un figlio così tanto bravo e capace. Anche perché nel frattempo c'era un altro figlio che gli dava un po' di problemi, il figlio Dante, fratello di Giosuè, che era insomma un po' uno scavezzacollo, passava le sue nottate in giro da scioperato con delle frequentazioni poco raccomandabili. Al padre questa situazione non andava molto bene, tanto che cominciò a pensare di avviarlo alla carriera militare. Non l'avrebbe fatto, ma dopo vedremo perché, perché qua le cose un po' si complicano. Giosuè però trionfava, riuscì a vincere il concorso ed essere ammesso alla Scuola Superiore Normale di Pisa e a laurearsi in filologia e filosofia. E pochissimo tempo dopo ottiene il primo posto di lavoro come professore al ginnasio di San Miniato al Tedesco in provincia di Pisa. Nello stesso frangente riesce anche a circondarsi da una schiera di amici. Aveva una certa leadership, riusciva a fare
farsi un po' di accoliti e insieme a questi amici fonda una sorta di cenacolo letterario animato dallo stesso odio nei confronti del tardo romanticismo e l'aspirazione a riportare invece i classici, gli unici veri degni di fare letteratura. Questi amici che lo circondavano erano diversi, c'era Ottaviano Targioni Tazzetti, c'era Chiarini, c'era Nencioni, e insieme a questi personaggi fondano appunto questo gruppo che si chiama Gli Amici Pedanti. Gli Amici Pedanti, capito? Cioè gli amici pesanti. In questo ci vedo un pochino di ironia, nel senso che erano consapevoli pure loro che, insomma, vabbè, ogni tanto all'ultimo libro uscito ci si poteva pure dare un'occhiata, no? No, solo i classici. I classici meritano, i classici ci trasmettono qualcosa di bello, di importante, di indimenticabile, tutto il resto fa schifo. Io sono tendenzialmente d'accordo, nel senso che mi piace molto vedere quello che è stato pubblicato prima, i grandi, grandi classici che hanno resistito nella storia, però non ci si può anche, non ci si può nemmeno chiudere dentro una scatola di vetro e non guardare quello che succede nella contemporaneità, no? Perché noi viviamo oggi, cioè non viviamo 1.000 anni fa, viviamo qua, viviamo oggi. Vabbè, ma questa è una considerazione che lascia un po' il tempo che trova. Giosuè si indebita e per cercare di risollevare la sua situazione economica, un amico gli suggerisce di pubblicare alcuni suoi versi. Giosuè la prende malissimo, perché per lui la poesia è qualcosa di profondamente intimo e anche profondamente elaborato. È un lavoro di ingegno, è un lavoro di fino. Lui non è un poeta che scrive lì, butta due parole tanto per esprimere malessere, un'emozione. No, è uno che ci lavora tanto sulla metrica, sulla struttura, le figure retoriche e crede che vendere o svendere la poesia a gente che di lirica non ne capisce un'acca sia pari a prostituire quello che lui compone. Alla fine, però, si deve arrendere perché deve pur mangiare, quindi pubblica le sue rime nel 1857, stesso anno in cui in Francia veniva pubblicato I fiori del male di Charles Baudelaire, un libro fondamentale perché è il libro cardine del simbolismo, componente essenziale del decadentismo, che in Italia arriverà, grande esponente ne sarà Pascoli, ma ricordiamoci che in Italia verrà veicolata da Giosuè Carducci, quindi un personaggio che ci permette di fare un po' un gancio e di capire come il decadentismo è poi stato mediato nel nostro paese. Purtroppo, dietro a tanti aspetti del carattere che a volte sono tormentati, sono anche giudicabili, no? Ci sono poi dei motivi, ci sono dei motivi che risiedono nella vita di tutti i giorni. E in effetti vedremo che nella vita di Giosuè Carducci si sono abbattute una serie di disgrazie non indifferenti. E la prima avviene proprio in questo periodo, perché, come vi accennavo prima, il padre Michele aveva una serie di problemi con l'altro figlio, a pecora nera della famiglia, Dante. Dante una sera torna a casa e si scontra duramente con il padre, uno scontro violento, un litigio furibondo che si conclude in maniera drammatica. Dante si uccide. Per qualche tempo era stata anche avanzata un'ipotesi per cui fosse rimasto ucciso durante una colluttazione col padre, cosa che poi è stata del tutto smentita, quindi lui si è proprio suicidato e il padre Michele non si è mai ripreso da questo evento. Sono stati proprio lui e la moglie a ritrovare il corpo del figlio in casa, non si è più ripreso, si è ammalato, muore poco tempo dopo e tutta la responsabilità della famiglia ricade sulle spalle di Giosuè, che nel 1859 si sposa con una cugina Elvira, con la quale era fidanzato da tanto tempo, si scambiavano tante lettere e da lei ebbe quattro figli che chiamò con dei nomi che praticamente sono proprio a carta d'identità, che dicono: guarda, io penso questo, queste sono le mie idee, se ti sta bene, se non ti sta bene, amen. Cioè li chiama Bice, Laura, Libertà e Dante. Abbiamo capito, no? Chi sono i punti di riferimento letterari e politici di questo poeta. Con la moglie aveva un rapporto però, diciamo, non proprio idilliaco, nel senso che le scappatelle di Giosuè Carducci sono rinomate. Ha avuto innumerevoli amanti, una fra tutte particolarmente famosa, cioè Carolina Cristofori Piva, dalla quale ebbe un figlio, Gino Piva, rinomato sindacalista, anche se mai riconosciuto dal poeta. Direi che Giosuè, ora, non è che fosse proprio Brad Pitt, cioè. Avete presente? Guarda, ve lo metto qua, così lo vedete bene, ci avete un'idea. Questo faccione, no? La barba, un po' irsuta, un po' orso, forse qualche reminiscenza della fanciullezza boschiva, e poi questi occhi un po' infossati. Una fisionomia che incuteva più terrore che so.
Latin lover proprio non mi sembra, però intanto riusciva a collezionare una serie di conquiste. Josué amava crogiolarsi anche in altri piaceri, il cibo e il vino fra tutti, che, come dice una iscrizione rimasta celebre, serviva per sedare l'ardore dello spirito, sciogliere l'amaro degli affanni e temprare il vigore e la grazia. Dopo una breve esperienza come docente di greco e latino a Pistoia, nella quale ha avuto l'opportunità di distruggere lo spirito e l'autostima di un'altra trentina di studenti, gli viene offerta dal ministro della pubblica istruzione Terenzio Mamiani l'opportunità di prendere cattedra presso l'Università di Bologna e diventò così professore di eloquenza, la futura cattedra di letteratura italiana che, come vi dicevo all'inizio, poi un giorno sarebbe diventata di Giovanni Pascoli. Lui preparava le sue lezioni con estrema solerzia, dedizione, non c'era mai una lezione uguale all'altra, quindi versava molta della sua attenzione alla carriera professionale e alla cura delle proprie lezioni, forse anche per questo che non tollerava determinate mancanze o inadempienze da parte degli studenti. In questo stesso periodo inoltre matura un certo atteggiamento antigovernativo e soprattutto anticlericale, pensate che scrive così di getto un inno a Satana. A causa proprio di questi suoi pensieri politici, un po' ereditati anche dal padre, vi ricordate, no? Il padre se ne doveva andare di qua di là perché era un po' un individuo scomodo, anche lui viene allontanato dal lavoro e per 2 mesi e mezzo viene sospeso dalla professione e dallo stipendio. A quel punto, siccome sempre per quel famoso principio se deve pur magnà, decise di rivedere un attimo il suo atteggiamento e le sue opinioni, di moderare un pochino i toni e ritornò all'università. Restò all'Università di Bologna per la bellezza di 44 anni e poi sopravviene la vita a darti la batosta, perché abbiamo detto che in effetti sì, una personalità difficile, forse un uomo con cui era molto difficile entrare in relazione, capirne la dolcezza di dietro queste numerose asperità, però ci sono anche dei motivi a volte per cui le persone si pongono in un determinato modo, e la vita di Josué Carducci è stata segnata in un anno particolarmente nefasto da 2 avvenimenti che lo hanno per sempre segnato: la morte della madre alla quale era molto affezionato e soprattutto la tragedia della morte del figlioletto bambino Dante, che poi si chiamava come il fratello, nomen omen, dico. Buona sciagura legata anche all'onomastica, non lo so, ma non voglio fare congetture e previsioni, perché guardate, davanti a certe tragedie non è il caso nemmeno di fare ironia, ci si deve attenere a quello che è e accettare le cose come sono e comprendere anche il dolore profondo di un uomo che è passato attraverso una cosa che deve essere inenarrabile. Io non sono capace nemmeno di immaginarlo come ci si possa sentire davanti ad una tragedia del genere. Lui scrive così a questo proposito, scrive all'amico Chiarini: caro amico, il mio povero bambino mi è morto. Morto mercoledì passato, d'un versamento al cervello. I medici avevano fatto di tutto, ma il piccolo Dante, caduto in un sopore quasi brutale, rotto di quando in quando dalle smanie della febbre e da qualche intervallo di conoscenza in cui chiamava la mamma, lo lasciava per sempre. E così mi morì. Mi morì a 3 anni e 4 mesi. Ed era bello e grande e grosso, che pareva per l'età sua un miracolo. Ed era buono e forte e amoroso come pochi. E io avevo avviticchiate intorno a quel bambino tutte le mie gioie, tutte le mie speranze, tutto il mio avvenire. Tutto quel che mi era rimasto di buono nell'anima lo avevo deposto su quella testina. Quando mi veniva innanzi, era come se mi si levasse il sole nell'anima. Quando posavo la mano su quella testa, scordavo ogni cosa triste, e l'odio e il male. Mi sentivo allargare il cuore. Mi sentivo buono. Povero il mio bambino e povero me. Come vuole essere tristo quest'altro pezzo di vita. Quest'altro pezzo di vita che io mi ero avvezzato, come tutta data a lui e da lui rasserenata e confortata. Mi pareva che dovessimo camminare insieme. Io a insegnargli la strada, lui a sorreggermi finché io mi riposassi ed ei seguitasse più puro e meno tristo di me. Lo volevo crescere libero, forte, modesto, e l'indole sua mi prometteva certo che avrebbe a mio mancare sostenuto la madre sua e le sorelle, si sarebbe ricordato di me e avrebbe mantenuto onorato il mio nome. Dante non lo ha potuto fare. Carducci però scrive per lui una poesia, che è una delle più belle che ha scritto,
Pianto antico, la poesia che comincia famosa, no? L'albero a cui tendevi la pargoletta mano. Quel pianto antico che è un richiamo a un dolore collettivo, che per lui è la tragedia della perdita del figlio, ma per altre persone è qualche altra cosa. Un pianto antico come antica l'umanità, perché il dolore è qualcosa che appartiene profondamente a tutta l'umanità e che viene vissuto come un obolo necessario da pagare nel corso della vita e con il quale bisogna avere a che fare e trovare degli espedienti per riuscire ad andare avanti. Lui trova probabilmente nella poesia l'espediente principale per andare avanti, perché lui è stato un poeta di altissimo livello e la sua poesia ha segnato veramente un segno. Ha segnato, scusate, un segno, qui ero persa un po' dietro alle parole, però comunque ha segnato uno scarto notevole, perché che cosa faceva, detto in parole semplici? Ha cercato di portare nella letteratura italiana, quindi nella poesia italiana, un sistema metrico che non era italiano, cioè il sistema metrico latino. In latino c'erano queste vocali brevi e lunghe, quindi un sistema basato sulla quantità delle vocali. In italiano no, noi abbiamo un sistema di accenti, vocali toniche, vocali atone. Lui cerca di portare il sistema delle vocali lunghe e brevi, quindi il sistema quantitativo, e convertirlo, adattandolo, nel sistema della poesia italiana, nella metrica italiana. E così nascono le odi barbare e tanti altri componimenti che ha scritto. Al di là poi della perizia tecnica e della meticolosa attenzione che ha dato alle sue opere, sicuramente i testi più profondi, più belli che tutt'oggi sono rimasti, a mio avviso sono quelli che riguardano i luoghi del cuore, le sensazioni del cuore, quei fugaci frammenti di vita che lui riesce a immortalare per sempre su carta, guardando un paesaggio, fermandosi in un anfratto di stagione, oppure contemplando un momento che diventa eterno nella sua poesia, come succede in un componimento che conosciamo tutti, che è San Martino, no? Poesia breve, bellissima, ritmica, che è stata riprodotta in tanti modi. In San Martino lui descrive questo momento idillico del villaggio, un momento come tanti, un momento di vita che viene immortalato per sempre nelle sue parole. La nebbia agli irticolli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo a ribollir dei tini va l'asprodor dei vini l'anime rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Fra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar. A me piace un sacco sta poesia, me la ricordo da sempre perché mi ritorna, mi dà questo senso del tempo che ritorna su se stesso, delle stagioni che si ripetono, del ciclo, della natura, della vita nella quale siamo immersi e che è così. Nel 1885 fu colpito per la prima volta da un attacco di paralisi al braccio destro che lo lascia profondamente provato e ha bisogno di parecchio riposo per riuscire a riprendersi. Nel 1890, quindi 5 anni dopo, viene nominato senatore del regno e nonostante sia un po' acciaccatello e segnato dal male, non perde tempo e ha ancora l'opportunità di lasciarsi andare ad un'altra scappatella sentimentale con la poetessa Annie Vivanti. Nel 1904, a seguito di un secondo attacco che lo lascia ancora più tramortito di prima, lascia definitivamente l'incarico all'università che viene assunto da Pascoli e nel 1906 riceve il premio Nobel per la letteratura. Tuttavia non è nelle condizioni di potersi recare in Svezia, infatti tale premio gli viene consegnato brevi manu dall'ambasciatore svedese che glielo porta appunto praticamente a casa. Giosuè Carducci si spegne l'anno dopo, nel 1907, e di cosa? E qua la cosa si fa di nuovo misteriosa, perché le fonti che io ho consultato sono non sono d'accordo e io ho consultato libri di testo autorevoli, ce ne sono alcuni che mi dicono che è morto di broncopolmonite, altri di cirrosi epatica, il che potrebbe anche avere un suo fondamento empirico considerato il rapporto profondo d'amore e di riconoscenza avuto da Giosuè Carducci nei confronti del vino per tutta la vita. Uno scrittore, che dirvi, complicato, complicato come è complicata la vita, capace di creare della poesia magnifica e punto di riferimento senza pari per tutti gli autori che sono venuti dopo, perché il suo
lavorio, la sua attenzione nei confronti della poesia è stata quasi maniacale, pedante potremmo dire, rifacendosi alle sue parole, però d'altro canto un uomo dal carattere difficile con il quale rapportarsi non era affatto semplice, i suoi studenti probabilmente lo sapranno, saranno stati marchiati a vita. In ogni caso, uno scrittore che ci ha lasciato molto, ci ha lasciato delle poesie che appunto saranno di riferimento per molti scrittori, primo fra tutti Giovannino Pascoli, con il quale ci vediamo la prossima settimana. Io vi ringrazio per essere stati qui con me ad ascoltare La vita di Giosuè Carducci con Non era una brava persona. Vi saluto, ci vediamo venerdì con un prossimo video qui sul canale e appunto martedì prossimo con un prossimo appuntamento di Non era una brava persona. Ciao!